Ciao a tutti, questa sera torniamo con una ricetta super classica e tradizionale che mi ha insegnato mio nonno. Non essendo un grande cuoco e non avendo molto tempo, quando mi lasciavano con lui, prima di andare in campagna faceva questa pasta, la pasta do pecurale, ovvero in abruzzese la pasta del pastore. Ed era fatta con tantissimo aglio, patate e pecorino fatti in casa. Io poi negli anni l'ho rivisitata aggiungendo un po' di carne macinata con la salsiccia. Tanto che quando lavoravo al ristorante Quattro Fumi a Piazza Navona, i venditori di quadri venivano alla finestra che sul retro della cucina e facevano: "Ah chef, ma quando me la fai la pasta del pastore?" E io facevo questa pasta. Vi spiego come andava fatta. Quindi, tagliamo l'aglio, non servirà a togliere l'anima, e lo mettiamo in padella con un po' d'olio. Dopo lo mettiamo sul fuoco e lo facciamo rosolare. Andiamo avanti. Tagliamo le patate. Le patate non devono essere tagliate molto grandi perché andranno cotte insieme alla pasta nell'acqua. Quindi userò quel che basta. Andate a tagliare la patata a pezzetti piccolini. Una volta tagliata, la mettete in un piccolo recipiente. Quando l'acqua bolle, iniziamo calando le patate e le facciamo cuocere per circa 2 minuti. Trascorsi i 2 minuti andremo a calare la pasta. Queste si chiamano foglie d'ulivo e della conciglia, hanno una cottura di 12 minuti. Sono fatte con gli spinaci. Quindi caliamo la pasta e procediamo con il resto della ricetta. Iniziamo facendo rosolare l'aglio. Una volta che il nostro aglio è ben dorato, lo andiamo a togliere e subito aggiungiamo il nostro macinato. Ora aggiungiamo un pizzico di pepe e dopo allunghiamo con un mestolo d'acqua di cottura e attendiamo che la pasta sia pronta. Ci siamo. Procediamo a mantecare la pasta. La nostra pasta è pronta, solo fuori dal fuoco andiamo ad aggiungere il pecorino, così evitiamo che faccia i grumi. Vi dico solo che mio nonno ne metteva una quintalata. Ecco qua, la pasta è cremosa al punto giusto. Adesso possiamo andare ad impiattare. E io che mi scervello a fare dei piatti super gourmet, ma a volte mi rendo conto che la cucina semplice vince su tutto. Il nostro piatto è pronto, chiudiamo con una spolverata di pecorino. Grazie nonno, ed ecco a voi la pasta do pecurale.